Buongiorno a tutti, oggi volevo fare un brevissimo riassunto della storia della Pixar, questo studio di cartoni animati americano che per un ventennio ci ha dato dei capolavori incredibili, assoluti del cartone animato e che adesso purtroppo è stata divorata dalla Disney che l'ha trasformata in quello che stiamo vedendo adesso. Quindi la Pixar è una società di John Lasseter. Non so se è proprio fondata, ma comunque insomma, una creazione diretta da John Lasseter per tantissimo tempo, è stato lui all'origine di tutto, il fulcro creativo della Pixar per tanto tempo. John Lasseter negli anni 80 è un animatore che lavora alla Disney e siamo ai tempi della lavorazione del film Tron. E quindi lui lavora la parte 3D di Tron e lavora anche in segreto a un progetto di film in 3D. E a un certo punto lui sottopone questo progetto a qualcuno, qualche responsabile della Disney, vorrebbe fare un film alla Disney. Non so se prima se aveva già fatto il suo cortometraggio con la lampada, famosissimo, che poi darà origine al simbolo della Pixar. Si può trovare facilmente, che è bellissimo per l'epoca, era già un prodigio tecnico straordinario. Comunque lui ha già il progetto di fare un cartone animato lungometraggio in 3D al cinema con la Disney, sottopone il progetto a un responsabile della Disney che gli chiede: ma allora questo progetto che lei ha, di farlo in 3D costerebbe di più o di meno che farlo in 2D in tradizionale disegnato? E lui gli risponde: costerebbe uguale. E il capo della Disney, cioè il responsabile con cui parla, gli risponde: allora, se costa uguale, non ci interessa. E lo licenziano. Perché già all'epoca l'unica cosa che interessava alla Disney era di rentabilizzare, di diminuire i costi e guadagnare più soldi, fare più profitti con le stesse cose. Dopodiché John Lasseter viene aiutato, allora credo che prima lì viene aiutato da due persone, da George Lucas e Steve Jobs. Mi pare che prima George Lucas, con il quale proprio fonda lo studio Pixar, che gli dà dei soldi, insomma lo aiuta a fondare la Pixar. E dopodiché viene aiutato anche da Steve Jobs, che gli dà altri soldi, non mi ricordo più se prima l'uno o poi l'altro, quindi tutto ciò che dico è proprio a memoria, sono proprio nelle cose, quindi se ci sono degli errori scusatemi, ma è proprio una cosa così, quel poco che mi ricordo, ma comunque è giusto sul fondo, insomma. E viene poi aiutato da Steve Jobs per portare avanti questo studio Pixar e questo progetto di cartone animato per il cinema in 3D. Steve Jobs è anche quello che introduce alla Pixar il concetto di creatività non programmata, cioè questo modo di fare che poi sarà utilissimo alla Pixar, che è sicuramente difficile da mettere in piedi, cioè di permettere veramente alla gente che lavora alla Pixar di fare qualsiasi cavolata, cose che non c'entrano nulla con il loro lavoro, cioè di permettere a una creatività non programmata, cioè di permettere a quelli che lavorano di fare le cose più folli e qualsiasi cosa per cercare di far sorgere da cose completamente imprevedibili delle idee completamente nuove. Nel 1995 esce il primo Toy Story, questo primo lungometraggio completamente in 3D al cinema. È un successo straordinario ed è una cosa incredibile. Io all'epoca, nella mia giovinezza, nella mia stupidità, nella mia ingenuità, pensavo, ma il 3D, come molti pensavano all'epoca perché non conoscevano il 3D, non sapevano veramente cos'era, cosa si poteva fare, pensavo, ma il 3D è freddo, non è come il disegno, eccetera, eccetera. Vado a vedere questo film. Illuminazione, rivelazione, Toy Story è un capolavoro assoluto da A a Z. Allora, questo non è dovuto solo al 3D, ovviamente, questo è dovuto al fatto che è un film perfetto sotto ogni punto di vista, sotto il punto di vista della storia proprio, della sceneggiatura, il lavoro, l'elaborazione dei personaggi, della storia, dello storyboard, del montaggio, della musica e dell'animazione per l'epoca. È tutto fatto assolutamente con un livello di qualità incredibile, veramente incredibile.
anche se ovviamente visto adesso l'aspetto tecnico proprio del rendering del 3D è molto invecchiato, ma all'epoca c'è proprio una esigenza di qualità in tutto che lascia veramente di stucco ancora oggi. E quindi ovviamente mi ricredo completamente, allora, come dire, prima di andarla a vedere ho anch'io questa stupidità, questa ingenuità di pensare, in realtà di pensare qualcosa sul 3D perché non so che cos'è in realtà, di avere questo pregiudizio e preconcetto. Ho però per fortuna, almeno questo lo dico a mio vantaggio, come dire, la lucidità anche una volta che vedo il prodotto di saper vederlo per quello che è e cambiare idea. E lì capisco, il 3D non c'entra niente col fatto è freddo, non è freddo, è più freddo perché è fatto col computer. Il 3D è solo un mezzo tecnico come un altro, tutto dipende dal talento, dal lavoro, dalla tecnicità, dall'impegno, dal tempo, dai soldi, da tutto quello che c'è dietro. Se tutto è unito nell'intento, se i mezzi, il talento, la capacità, la conoscenza, la tecnica, se tutto è inutile, è unito nell'intento di fare il prodotto migliore possibile. Quindi Toy Story, rivoluzione quindi che lascia del cinema d'animazione nel mondo. A partire da quel momento tutto il cinema d'animazione mondiale si riorienta progressivamente ma molto rapidamente verso l'animazione in 3D. Walt Disney resta completamente spiazzata. Che tra l'altro Walt Disney stava già sprofondando negli abissi della mediocrità con tutti gli ultimi cartoni animati che stava facendo, che diventavano sempre più mediocri. Incomincia questa fase, questo ventennio in cui c'è una Pixar che è una fase ascensionale della Pixar che comincia a salire, la Disney che comincia a scendere dal punto di vista dei film d'animazione a cartoni animati per il cinema. Film d'animazione per il cinema. Non a cartoni animati perché nel caso di Pixar non sono più cartoni animati, ma sono film d'animazione in 3D. Quindi la Pixar si sviluppa molto rapidamente, con un successo incredibile, perché capolavoro, film dopo film, capolavoro dopo capolavoro, vanno avanti con questo unico obiettivo, che tra l'altro è spiegato nei making of, nei documentari sulla Pixar. L'unico obiettivo, qualsiasi cosa facevano, era fare la migliore qualità possibile. E fare, rifare, rifare, rifare ancora le scene con gli animatori che rifacevano e rifacevano ancora le scene per mesi e mesi e mesi e mesi, ogni singola scena, finché assolutamente tutto non era assolutamente perfetto. Quindi Toy Story, poi adesso non mi ricordo assolutamente tutti i film, ma mi pare che poi c'è A Bug's Life, non so qual è il titolo italiano, ma insomma quello con gli insetti, incredibile. Già lì c'è un salto nel rendering assolutamente allucinante, quindi già c'è un impatto visivo in più già straordinario. Poi c'è il mondo di Nemo, il proprio capolavoro assoluto, forse è da quel capolavoro lì che la Pixar proprio esplode e diventa proprio un gigante mondiale proprio di prestigio. Il mondo di Nemo, che è proprio una cosa allucinante, capolavoro, e da lì che tutti i personaggi della Pixar diventano delle icone mondiali, insomma diventano proprio fanno proprio un salto di qualità, insomma. Mondo di Nemo, che è tecnicamente incredibile, anche lì storia, personaggi, sceneggiatura, musica, montaggio, animazione, tutto è di una qualità assolutamente allucinante, proprio, vorrei mettere l'accento su una cosa in particolare che proprio ha sempre contraddistinto la Pixar fin dall'inizio. Della Walt Disney, che la Walt Disney erano anni, anni, anni e decenni che si era proprio sprofondata in queste banalità di animazioni completamente cliché in cui tutti i personaggi agivano come delle macchiette che agivano come dei teenager americani con tutti quei gesti proprio cliché, banali, proprio di macchiette, insomma, quei luoghi comuni di animazione che poi tra l'altro ripetevano di film in film, facevano sempre gli stessi gesti, le stesse espressioni da teenager, da cliché del teenager americano come da serie televisive, quelle espressioni con gli occhi, tutte uguali, tutte banali, tutte scontate. E che invece nei film della Pixar la giustezza, la sincerità, l'autenticità, la varietà, la ricerca della profondità, della ricchezza delle espressioni umane vere, di persone vere, di personaggi veri, di emozioni vere, era di un livello allucinante, mai visto prima, proprio veramente delle cose veramente da lasciare di stucco, veramente. Quindi Mondo di Nemo, tra l'altro mi ricordo in un making of del Mondo di Nemo dove ho visto appunto ancora a sottolineare questa ricerca, poi perché tra l'altro ogni film era una nuova sfida tecnica che la Pixar prendeva
Abral Corsice in francese, proprio lo abbracciava completamente per arrivare ogni volta a vincere una nuova sfida tecnica per far salire ancora molto di più l'asticella della loro, non solo di tutta la straordinaria ricchezza artistica, ma anche proprio della capacità tecnica di sempre salire tantissimo di livello ogni film nel mondo di Nemo, per arrivare a riuscire a dare questo effetto del mondo sottomarino. Erano arrivati a sommare 27 livelli di filtri nel compositing finale per riuscire a dare questo effetto incredibile di mondo sottomarino. A partire dal mondo di Nemo, la Pixar diventa questo gigante celebre che poi sforna capolavoro dopo capolavoro, poi c'è in seguito Toy Story, poi tutti gli altri film. Arriviamo a, non mi ricordo se Ratatouille è prima o dopo, insomma. Allora, sfornano capolavoro su capolavoro, adesso non me li ricordo tutti. Diciamo, un'altra tappa importante è Ratatouille. Ratatouille, che è un film, mi pare che sia cominciato da qualcun altro, non mi ricordo chi, ma forse. Credo di sì. Comunque, John Lasseter racconta in un'intervista, nel making of, che erano arrivati a un livello di fama e di celebrità dello studio Pixar straordinario, in cui avevano tutto il mondo ai loro piedi, mentre la Disney sprofondava sempre nella sua mediocrità. Ha detto, ha sentito che bisognava cambiare qualcosa, fare un po' di casino per ridare un po' di movimento a questo studio che ormai si stava adagiando nella sua eccellenza, insomma. E quindi assunto Brad Bird, questo geniaccio che aveva fatto il gigante di ferro. Brad Bird, quindi, che riprende Ratatouille, che era già in lavorazione, se mi ricordo bene, e lo finisce. Esce Ratatouille, che è ancora un salto incredibile, enorme di qualità, e anche lì si sente proprio il salto verso delle storie sempre più adulte, sempre più mature, sempre più ricche proprio di livelli di lettura. Quindi Ratatouille, questa cosa che soltanto tecnicamente viene voglia veramente non so, di spararsi, talmente dice come cavolo hanno fatto. Cioè, anche lì c'è una ricchezza, poi con la musica di Michael Giacchino che è allucinante, e anche lì tutto è un capolavoro a un livello incredibile dall'inizio alla fine. E quindi Ratatouille è questo ancora rimettere ancora l'asticella molto 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 più su del livello precedente per fare ancora un capolavoro incredibile. Dopodiché continuano, e Brad Bird fa il suo film completamente suo, Gli Incredibili, The Incredibles, gli originali, non mi ricordo se in italiano si chiama Gli Incredibili o Gli Indistruttibili, una cosa del genere, insomma. E anche lì capolavoro assoluto di Brad Bird con tutta quel modo di fare di cliché ripresi un po' dai film di James Bond e ovviamente di tutti i film di supereroi, ma anche lì con una ricchezza, un'originalità proprio nella storia, nella narrazione, nei personaggi, di prendere tutti i cliché, di rivoltarli a 360 gradi, di prendere per fare spunti originali di tutto. Allucinanti. Allora, inserisco una piccola postilla. Ho visto, si vede nei making of come la lavorazione della Pixar era assolutamente ai massimi livelli da tutti i punti di vista. Per esempio, si vedeva quando il regista spiegava lo storyboard agli animatori prima che andassero a fare le animazioni, in cui vedi che, cioè, l'animatic, cioè lo storyboard filmato già con i dialoghi e la musica, e vedendo un pezzo di animatic di un film della Pixar, vedevi che il film era già finito, cioè tutto era assolutamente perfetto nel timing, nelle intenzioni di animazione, nella storia, nei personaggi, le inquadrature, tutto era già assolutamente perfetto all'animatic, cioè allo storyboard filmato con sopra i dialoghi e la musica e già il montaggio praticamente definitivo. Quindi arrivavano, prima ancora di cominciare all'animazione tecnica, a un livello di perfezione proprio di racconto visivo per immagini, per tempo, per timing, per montaggio, che era di una perfezione assoluta, incredibile, veramente incredibile. Guardateli i documentari di Making of quando li trovate, sono allucinanti. Quindi Gli Incredibili, questo capolavoro assoluto, e poi la Pixar continua con tutte. Continua anche con Edward Stanton e Pete Docter, mi pare, continuare a fare capolavori assoluti. Wall-E, incredibile, anche lì ancora, andiamo ancora più nel realistico, in temi seri, proprio questa fa favola ecologica straordinaria di realismo, di poesia, quasi, quasi praticamente un film muto, incredibile. Allora,
In Wall-E si comincia già a vedere un po' qualche difetto, è un po' troppo lungo. Wall-E c'è qualche pezzo qui e là e c'è anche qualche inquadratura che è un po' sbagliata e in cui non si dirige esattamente l'occhio sul punto in cui si dovrebbe vedere. Per esempio, c'è tutta la scena della pianta in cui scoprono che la pianta non è dove dovrebbe essere, che devono andarla a rincorrere quando sono sulla strada. Lì si incomincia a vedere qualche piccolissima imperfezione. Per esempio, quella scena è un po' confusa, non si capisce benissimo la prima volta perché l'inquadratura non è esattamente inquadrata giusta perché l'occhio vede esattamente quel che deve vedere, la pianta dov'è, dove non c'è più, è lì. Lì si comincia a vedere qualche piccolissimo errore. Comunque, capolavoro assoluto. Up, incredibile, storia incredibile con questo vecchietto. Tra l'altro, sempre nei documentari si può vedere come lì il merchandising che era molto preoccupato di questo film perché si chiedevano come avrebbero potuto vendere un personaggio di un vecchietto per fare le bambole, insomma, queste cose qui. Up, incredibile, storia bellissima che comincia in modo ultra drammatico con questa storia di questa coppia che si incontra dai piccoli, che si sposano, eccetera, e poi lei che non può avere figli e poi muore di malattia, e questo signore anziano che rimane da solo. Cioè, comincia con qualcosa per un film per bambini, tra virgolette, inconcepibile all'epoca. Ultra drammatico, ultra triste, e poi parte questo film incredibile con questa casa con quei palloncini che è diventato iconico, proprio completamente iconico, veramente. Anche qui tutto è di una qualità eccelsa, assolutamente straordinaria. Quindi Pixar alla sommità, proprio negli apici della qualità, della meraviglia, della magia, ecco, la vera magia era Pixar, mentre la Disney era proprio uno sprofondo nella mediocrità. Allora, verso il 2005-2010, mi pare, quel che succede è una cosa molto strana, perché c'è una specie di fusione e acquisizione fra Disney e Pixar. Il fatto che io all'epoca lavoravo con uno studio di cartoni animati e c'era un produttore, quindi uno che doveva intendersene, conosceva le cose un po' dall'interno, mi aveva detto una cosa: no, 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 ma hanno fatto una fusione, ma in realtà quello che è successo è hanno fatto uno scambio di azioni, quindi sembra che la Disney ha comprato la Pixar, solo che in realtà è l'agente della Pixar che ha preso il che si è messa a capo della Disney, che quindi controlla e decide. Mi aveva detto così, solo che non è così quello che è successo purtroppo. Adesso vediamo gli effetti, gli risultati. Quel che è successo è che in realtà la Disney è riuscita ha fatto quel che fanno di solito quelli grossi, quelli che fanno delle cose di cattiva qualità ma che sono enormi, quando ci sono dei piccoli che gli danno le piste da tutti i punti di vista a livello della qualità e che diventano dei concorrenti seri. Purtroppo quelli, i giganti, la cosa più semplice da fare è comprare la concorrenza per distruggerla. Ed è purtroppo quello che ha fatto la Disney. Ha comprato la Pixar, quindi l'ha inglobata, ne ha fatta diventare soltanto un ramo del gigante Disney, dell'ogro, si dice, l'orco Disney, che poi ha comprato tutto, ha comprato la Marvel, la Lucasfilm, la Fox, eccetera. Quindi compra tutti i concorrenti per distruggerli, per eliminare la concorrenza. E quindi purtroppo è quel che è successo. A partire da Rebel, che è già un film metà e metà. Si vede già che la qualità, la famosa qualità Pixar si abbassa molto, anche se il film resta molto originale nella storia, eccetera, e la qualità tecnica è sempre eccelsa, ma si sente già un grosso abbassamento rispetto ai capolavori a cui ci aveva abituato la Pixar fin dopo film. Eravamo abituati a un tale livello che effettivamente era difficile. Comunque, insomma, e poi da lì a lì purtroppo si è confermato, tutti i film della Pixar che sono seguiti a mano sono diventati sempre peggiori. E sempre più assomiglianti alle barzellette in 3D che aveva provato a fare la Disney all'epoca per fare concorrenza alla Pixar. Hanno fatto uscire delle cose imbarazzanti. C'era un film di fantascienza con una famiglia nel futuro che assomigliava un po' a quella serie di cartoni animati Hanna-Barbera della famiglia nel futuro, i Jetson, mi pare che si chiamava, che era imbarazzante. Assomigliava a un animatic della Pixar, cioè assomigliava allo storyboard con la prima messa mise en place, dice in francese, il layout, assomigliava al layout dei film della Pixar prima che cominciassero l'animazione, talmente la qualità era imbarazzante. Poi sempre con le storie banalissime, con i personaggi banalissimi, tutto banalissimo che faceva la Disney, completamente ininteressanti, banalissimi, proprio una mediocrità terrificante. E a mano purtroppo la Pixar di proprietà della Disney adesso è sempre più in basso, sempre più in basso. Adesso abbiamo visto tutte queste cose che sono uscite. Soul non l'ho visto, pare che sia molto carino, ma ho visto Luca per esempio, oppure uno degli ultimi Elemental. Sono
orribili, cioè orribili, non sono, sono, restano comunque film di alta qualità con un lavoro eccelso dietro, ma rispetto ai capolavori della Pixar, gli Incredibili, Wall-E, Up, Il mondo di Nemo, Toy Story, quando si pensa che Toy Story sono riusciti a fare addirittura tre film, una trilogia che sono tutti uno più bello dell'altro, non sapresti decidere, talmente sono tutti incredibili da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista della qualità artistica, della narrazione, della storia dei personaggi, dei risvolti, dei colpi di scena, eccetera. E quando vedi che adesso, insomma, quindi è Luca, è Elemental, chiaramente, insomma, rispetto a quelli sono terrificanti. Quindi purtroppo questo che è successo è come dire una legge purtroppo molto triste e abbastanza immutabile del grande capitalismo mondializzato, che quando ci sono dei giganti che vedono apparire una concorrenza che fa 100 volte meglio di loro in qualità, purtroppo questi giganti hanno spesso la capacità, il gigantismo, per comprare, acquistare la concorrenza e distruggerla dall'interno, per riabbassarla tutto al suo livello e fare in modo che nessuno riesca a fare meglio di loro, e risultato la qualità globale si riabbassa di nuovo. Quindi teniamoci questo fantastico ricordo di questo ventennio della Pixar, che ha fatto capolavoro su capolavoro, che ha fatto il meglio di quel che si poteva fare a livello mondiale. Non conosco tutta l'animazione giapponese, magari in Giappone hanno fatto altrettanto, non saprei dire, non conosco abbastanza bene. Diciamo, nell'animazione occidentale la Pixar ci ha regalato questo ventennio di capolavori assoluti, incredibili, che possiamo vedere, rivedere, rivedere ancora e ancora. Talmente sono ricchi e straordinari. E niente, teniamoci questo bel ricordo e pazienza per la Pixar, costola della Disney che abbiamo adesso. E niente, tutto qui. Grazie a tutti e a presto.